credo non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di nessun club, però non nego che con Kalidou che va in scadenza, che per noi è tanto, per il presidente, per il mister, per me, per i collaboratori, per tutti, per i tifosi, per i giornalisti, perché ha rappresentato negli ultimi 9 anni il Napoli in maniera straordinaria. Però non è arrivato niente, ma stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un'offerta quasi irrinunciabile, gli ha offerto veramente tanto, si può anche dire che non c'è niente di male, gli ha offerto 6 milioni per 5 anni, netti, senza buono, senza niente, che sono parenti di 60 milioni lordi. E quindi offrendogli anche un futuro da dirigente nel club, perché è un ragazzo che veramente si è distinto in campo e fuori dal campo, e quindi se l'è meritato questa proposta incredibile da parte del presidente, che come tutti sappiamo è molto generoso ma molto anche attento ai conti, e siamo passati da stipendi un po' più alti, quest'anno siamo tornati diciamo in una sostenibilità che è una garanzia anche da parte dei tifosi per un progetto a lunga scadenza. Nonostante questo, gli ha fatto un'offerta del genere, quindi vale, è come se valesse doppio rispetto a quello che prendeva prima. Per quanto riguarda, voglio anch'io parlare, Massimo, magari dei casi che magari ci potete chiedere, quindi vado subito al dunque, così perdiamo meno tempo. E per quanto riguarda Fabio, c'è un rapporto straordinario con il ragazzo che è innamorato della città, anche con la sua agenzia stiamo parlando. Ancora non sono arrivate offerte e ancora noi non abbiamo ancora fatto un'offerta dichiarata, ma stiamo parlando perché lo vogliamo tenere, vogliamo che rimanga con noi. E quindi stiamo valutando, intanto lui sta guardando intorno, ovviamente. E noi stiamo aspettando che ci porti qualcosa per poi decidere se prendere i soldi che ci porterà, fra virgolette, oppure fargli un'offerta importante come si è fatto con Koulibaly. È molto semplice. Per quanto riguarda Mertens, io è una cosa che non gestisco io personalmente, ovviamente noi le gestiamo tutte insieme con il presidente, ci confrontiamo sempre col mister, con tutti i dirigenti del caso. In questo caso con Driss c'era già prima di me e ha un rapporto straordinario e particolare con Aurelio. Hanno parlato a lungo fino a poco tempo fa e Aurelio gli ha fatto una proposta importante, data l'età, data la presenza, data l'importanza della storia e il suo passato con noi, l'importanza del gruppo. Gli ha fatto un'offerta di quasi 5 milioni lordi, parenti di 2,5 netti, che ovviamente non è stata accettata. Questo è il disegno molto semplice. Mediaset. Eccomi qui, mister. Buonasera, Carlo Nandoni, Mediaset. Una domanda per lei e una per il direttore. Molto velocemente, l'anno scorso ottimo campionato, terzo posto, obiettivo Champions League centrato, che era quello che le aveva chiesto la società. E volevo chiedere se c'è un passo avanti, se la società le ha chiesto di alzare l'asticella per il prossimo campionato. E al direttore, volevo chiedere, visto che è iniziato il mercato, iniziano anche i tormentoni, se ci può dire se Dybala è soltanto una suggestione, se può diventare una possibilità remota o può diventare una possibilità concreta nel corso di queste settimane. Noi l'asticella ce l'alziamo da soli, non abbiamo bisogno che qualcuno ce lo chieda. Noi facciamo allenamento fisico e allenamento mentale per andare sempre a acchiappare qualche cosa di più di quello che siamo abituati a fare nei giorni precedenti. Come ho detto prima, la classifica dello scorso anno non è che poi la portiamo dentro questo campionato e ripartiamo da quel livello lì, ma si riparte tutti da zero. Ci sono squadre che si stanno attrezzando molto bene, squadre molto forti. Finora parlavamo di 7 squadre, ora ce ne sono 8. Non è scontato entrare in Champions League perché c'è posto per soltanto 4 squadre. Anche
andranno fatte delle valutazioni poi in conseguenza a quello che succederà a proposito di quello che parlava il direttore, e poi si farà anche dei ragionamenti, ma i nostri obiettivi rimangono ugualmente di squadra che vuole andare a confrontarsi con le più forti e vuole andare a giocare delle belle partite come lo scorso campionato. Ma ripartiamo tutti da zero e dobbiamo ritrovare poi il passo e ricrearci quegli spazi che ci siamo creati l'anno scorso fin da quando abbiamo giocato la prima partita. Direttore? Sì, per quanto riguarda il mercato, Dybala onestamente non abbiamo mai parlato, perché lo riteniamo fuori portata e sta parlando con altri club, quindi non ci avevamo mai pensato onestamente. Radio Kiss. Buonasera, eccoci. Argomento Meret, quindi sia per Spalletti che per il direttore. Lei qualche settimana fa si è espresso sul ruolo in un'intervista. Desidererei sapere se Meret è un portiere che tecnicamente la soddisfa, e per il direttore se c'è un discorso di rinnovo contrattuale che state portando avanti su questo ragazzo. Grazie. Su Meret per me pesa un errore commesso uguale da tanti altri portieri in quel periodo. È un portiere giovane che è affidabilissimo e nel giro della nazionale da molto tempo. Io poi ve la faccio a voi la domanda, nel senso che chi l'ha detto che non è buono con i piedi? Io non l'ho mai detto. Per cui Meret sta facendo degli allenamenti fatti bene per migliorare tutte quelle cose dove è un po' carente, e migliora e fa vedere di essere a livello degli altri. È chiaro che per noi poi per giocare in Champions League, per giocare tutte queste competizioni, un campionato difficile ed equilibrato come il nostro, si ha bisogno di due portieri di livello. Ormai non c'è più nessuno che ti garantisce il posto. Qual è la squadra di livello che a uno gli garantisce il posto sicuro per tutto il campionato? Non esiste più. Per cui uno deve far vedere quello che è il suo valore e deve andare a confrontarsi con un compagno di squadra che in quel caso lì è quello che qualche volta vuol giocare al suo fianco o al suo posto, però dipende sempre da quello che tu proponi, da quello che fai. Cristiano? Sì, il ragazzo rimane volentieri con noi, e abbiamo trovato un accordo con la sua agenzia e con lui e stiamo formalizzando. Quindi. Rai e si prepara il mattino. Sì, buonasera mister, volevo tornare sulla Champions perché il Napoli ci torna dopo 3 anni, come diceva lei è un obiettivo non scontato. Che cosa può dare proprio il fatto di giocare la Champions League in termini di motivazioni per i giocatori, di crescita per tutta la squadra, per tutto l'ambiente, ma anche di stress in un campionato che quest'anno avrà un calendario stranissimo? La Champions è come l'onda perfetta per il surfista, cioè è quell'occasione più importante per misurarsi con quelli più forti e soprattutto con se stesso. Per cui quando arrivi a questi livelli gli stress ci sono, quando arrivi a questi livelli gli avversari sono il top e devi andare lì e far vedere quello che è la tua condizione mentale, quello che è la tua condizione tecnica. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato molto per questo, abbiamo lavorato molto per andare a risentire quella melodia lì, e soprattutto visto che poi ci sono dei video che parlano di come hanno sentito l'urlo da Posillipo e dalle zone limitrofe a Napoli quando hanno giocato questo, ecco, io
da un punto di vista mio, naturalmente, soltanto all'idea di pensare di giocarla, e siccome l'ho giocata diverse volte, questo, il pensiero mi fa alzare con il sorriso tutte le mattine, soltanto il pensiero. Il mattino e si prepara la Repubblica. Buonasera, signor Spalletti, le volevo chiedere se in queste lunghe settimane di vacanza qualche volta ha ripensato all'occasione, se ha considerato non aver vinto lo scudetto lo scorso anno un'occasione persa. E le aggiungo se al momento, con il Napoli che rimanesse così, se questa squadra è ancora in grado, secondo lei, di stare così vicina alla vetta della classifica. E poi al signor Giuntoli, non ci ha detto innanzitutto cosa ha risposto Koulibaly davanti alla proposta di De Laurentiis e come vi comporterete con Fabian se non dovesse portare l'offerta. Grazie e scusate per le tante domande. L'abbiamo già detto più volte, noi si ritorna sempre lì a dover dire che un'occasione persa e praticamente si dimentica da dove siamo partiti e quello che è successo nelle ultime due stagioni, perché se no, se uno ha una lealtà di commento nell'andare a valutare quello che è stato il lavoro della squadra, ora la squadra è un lavoro eccezionale durante questa stagione, avendo fatto un risultato altrettanto eccezionale, perché è entrata in Champions League subito, fin dalle prime partite, ha fatto vedere di stare poi fra le prime quattro e ha fatto anche delle sconfitte che probabilmente per quello che è il livello di squadra poteva anche non subire, però ha fatto anche delle vittorie che sono molto importanti, sono state molto importanti, per cui bisogna avere la serenità di accettare quel risultato lì senza andare a creargli una cappa che riguarda solo la non vittoria del campionato, perché quello poi di quello se ne era parlato anche durante la stagione, però io l'anno scorso quando sono arrivato le domande erano tutte sul Verona e non siamo arrivati in Champions League e si parlava solo del Verona, ora siamo in Champions League, si è fatto un bel campionato e si parla solo dello scudetto mancato, insomma c'è un po' da essere obiettivi e da essere cauti nelle valutazioni, perché poi ci sono altre squadre che vogliono arrivare in Champions League, che altre squadre che vogliono vincere il campionato, che si sono attrezzate e che lo volevano già vincere perché pensavano di essere attrezzate lo scorso anno. Insomma, si parte in maniera corretta, mano nella mano tutti insieme, per poi andare a valutare quella che sarà la nostra qualità. E lo torno a ripetere, l'anno scorso i calciatori hanno fatto un grandissimo lavoro e un grandissimo campionato. Poi c'è anche un po' d'amarezza per non aver vinto anche quelle partite che ci sono costate la non lotta al campionato fino in fondo. Però grandissimo lavoro, e io colgo l'occasione in questo momento qui nella prima conferenza stampa, a tutti quelli che ritornano, che ci saranno, ma anche a quelli che sono andati via, che sono stati importanti, come per esempio Lorenzo, e che ringrazio per averci dato la soddisfazione di poter giocare in Champions League quest'anno. Direttore? Sì, intanto vado fuori di tema un attimo, mi leggo anch'io alle ultime parole del mister. Volevo ringraziare tutti i ragazzi di Scadenza che l'anno scorso hanno dato tutto fino all'ultima gara, da Ospina a Malquit, a Lorenzo, in questo momento anche Driss, a Gulam, che ha fatto la storia comunque del club. E quindi insomma li volevo anch'io ringraziare personalmente per la grande professionalità e il lavoro svolto. Per quanto riguarda mi ha detto di Fabian Ruiz, no, Fabian Ruiz, ma in questo momento onestamente noi non ci stiamo pensando, andiamo d'amore d'accordo con la sua agenzia e con lui, quindi siamo molto sereni, con il secco in mano non si va da nessuna parte. Koulibaly ci ha
ci ha risposto che ci deve pensare, che si può guardare intorno, e ci ha preso un po' di tempo, tutto qua. Repubblica, e si prepara il Corriere dello Sport. Sì, mi rilascio proprio a questo, a proposito di tempo, la domanda è la stessa per tutte e due. Volevo chiedervi se vi siete dati una scadenza per eventuali uscite, visto che il mercato rimarrà aperto fino a settembre. Grazie. Forse me lo rispondo io, ma onestamente noi, tutti i calciatori sono da noi riconfermati, abbiamo una rosa di grande livello e quindi se uno vorrà andare via dovrà ovviamente portare delle offerte a breve tempo, perché ovviamente poi il campionato cominciando un po' prima dobbiamo sicuramente avere delle risposte quanto prima, questo è sicuro, se ti riferisci a questa cosa qui sicuramente, perché ci troviamo al 5 di settembre a aver giocato 5 partite di campionato quando gli scorsi anni ne giocavamo io una, massimo due, quindi ti puoi trovare già con 15 punti in palio e sicuramente è una riflessione corretta e che noi abbiamo fatto anche con i nostri calciatori che magari possono avere altre desiderate. Corriere dello Sport, e si prepara il Roma. Buonasera a tutti, mister, sono qua. Sì. Buonasera. A lei chiedo di Osimhen in chiave tecnica, dopo due stagioni in cui è stato molto sfortunato, cosa si aspetta da lui in questo terzo anno di Napoli? Al direttore, che saluto, chiedo di Osimhen in chiave mercato, se sono arrivate offerte. E poi non è sfuggito prima nei saluti e nei ringraziamenti ai ragazzi che sono andati via, direttore, hai detto in questo momento anche Idriss. Ci torno un attimo su perché è un tormentone, la gente continua a pensare, a sperare, a chiedersi resta, non resta, eccetera. Cioè, la ritenete chiusa o in questo momento significa che c'è ancora qualche possibilità che Mertens rinnovi? Grazie. Ma parto io, visto. Parto subito da lui, nel senso che questa è una cosa che cura direttamente il presidente, che ha un grande rapporto con lui, quindi onestamente non ti so rispondere. E l'altra mi avevi chiesto? Su Osimhen, cosa mi aspetto? Le offerte? Ma offerte vere e proprie no, diciamo che rumors, sicuramente telefonate di interessamento, però comunque tutti sanno che noi abbiamo grandi aspettative nei suoi confronti e di conseguenza anche è un calciatore che noi abbiamo 3 anni di contratto ancora e quindi sanno che l'offerta deve essere molto 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 importante, quindi non è arrivata, però ovviamente tanti interessamenti telefonici, diciamo così. Mi aspetto la sua disponibilità, oltre alla possibilità di allenarsi con continuità, e visto che le qualità sono immense, di poter dire che si è ancora migliorato più di quello che ha fatto l'anno precedente. Lui ha questa qualità della corsa profonda, questo strappo importante, deve ancora imparare qualcosa da un punto di vista di tempi di movimento. Lo abbiamo sfruttato poco per la grandissima potenzialità sui colpi di testa e quest'anno cercheremo di sfruttarlo di più. Il Roma, e si prepara la Rai. Eccomi qua. Buonasera. La domanda è su Ospina, sia per Spalletti che per Giuntoli. A Spalletti chiedo se è rimasto deluso dalla sua mancata conferma, perché nelle conferenze, nelle post partita, ci aveva fatto intuire che puntava sulla sua permanenza in azzurro. E al direttore sportivo provo a chiedere anche in questo caso com'è andata la trattativa, se c'è stata una trattativa per il rinnovo e se anche Ospina non ha accettato la proposta del Napoli. Sì, parto io, mister, dopo vai sul tecnico. Ma parti sempre te, guarda. No, noi volevamo tenerlo ovviamente, no? Abbiamo fatto comunque anche una corte spietata, lui ha scelto una strada meno tecnica e più, forse più economica. Però noi volevamo, non è che non è stato confermato, noi volevamo confermarlo insieme a Meret. Noi eravamo contentissimi, siamo stati la miglior difesa,
il mister era molto contento di entrambi, quindi non c'era nessun problema. Nessuna delusione, i calciatori ormai ci hanno abituato che possono scegliere quello che è il suo futuro se si portano a scadenza di contratto, e di conseguenza lui ha scelto così. Avrà sicuramente delle motivazioni che io accetto e torno a ringraziarlo per il grande lavoro fatto nella scorsa stagione. La RAI si prepara fuori gioco. Buonasera. Chiedo scusa se forse faccio una domanda un po' antipatica in merito a Koulibaly. È vero che il giocatore avrebbe detto di non gradire la Juventus e che lo stesso presidente non sarebbe intenzionato a cederlo alla Juventus? E poi a Spalletti vorrei chiedere se ha avuto modo di parlare con Koulibaly e quanto è importante per lui. Grazie. Ma non c'è stato bisogno, perché per noi è incedibile, quindi non c'è stato bisogno. Per noi è incedibile. Noi gli abbiamo già preparato la fascia da capitano extra large, perché ha dei bracci così, per cui la stessa di Insigne non gli va bene, l'abbiamo già confezionata. E io ogni tanto parlo con i miei calciatori, per cui può essere successo. Fuori gioco, Steve Varvara, Teleclub Italia. Buonasera, sono qua. Sì. Le volevo chiedere, proprio in virtù di tanti voci che si rincorrono su giocatori potenzialmente in partenza, come riesce a gestire questa prima fase di lavoro con tante, diciamo, voci che possono distrarre i giocatori? E poi al direttore, se la società si è posta una linea, un limite entro il quale accetterà eventuali offerte che arriveranno per i giocatori, tra l'altro principalmente quelli in scadenza. Limite no, perché per noi i nostri calciatori sono tutti incedibili, siamo innamorati dei nostri calciatori, faremo di tutto per trattenerli, vediamo, non c'è un limite. Ha un limite temporale, il limite temporale fra virgolette il prima possibile, perché quest'anno, come dicevo prima, il campionato è alle porte, quindi sicuramente dovremo decidere insieme a loro il da farsi, ma credo anche per chi li dovrebbe comprare, magari hanno più fretta, quindi credo che sia un problema di chi compra e di chi vende eventualmente. Però noi in questo momento, ripeto, abbiamo la volontà di confermare tutti quelli che abbiamo sotto contratto e vediamo, insomma, stiamo parlando con loro, speriamo che ci sia la buona volontà anche da parte loro di rimanere. Tante voci ci sono dove ci sono risultati importanti da raggiungere, tante voci ci sono dove ci sono calciatori forti, non situazioni piatte, e noi non vogliamo essere una situazione piatta, vogliamo essere una società dove ci sono tante voci, perché queste sono da tutte le parti. Ora il calcio attuale è così, dove si va dentro agli allenamenti e può darsi che dopo 10 giorni un calciatore non tu l'alleni più, e fa parte dei giochi, per cui è una cosa facile. All'allenamento si va forte, dice, come li alleno? Forte, e poi si vede. Teleclub Italia, e si prepara a Corriere della Sera, edizione Napoli. Sì, buonasera mister, buonasera a tutti voi. Una domanda tecnica: l'anno scorso, insomma, aveva Mario Rui ed Insigne su quella fascia, quest'anno non c'è Insigne, però è arrivato Quaraschelia e c'è anche Oliveira. Ci sono novità proprio su quella fascia che potranno anche aiutare, a quello che ha detto proprio adesso, a colpire di testa anche ad Osimhen. Mentre al direttore Ciunto gli chiedo se ci sono novità su due nomi, uno quello di De Lofeu e un altro su quello del portiere di riserva. Ma intanto il portiere di riserva non è corretto, perché il mister ha appena detto che vuole portiere dello stesso livello, ma insomma in generale non è corretto, ma giusto per fare una precisazione. Ma in questo momento stiamo aspettando qualche occasione per affiancare Alex a un altro portiere, e
E niente, poi per quanto riguarda Dell'Ofeo, io, sai, noi facciamo molte telefonate per informarci, quindi molte volte sui giornali viene scritto di tutto, no? È anche giusto così, anche il giornalista deve fare il proprio lavoro, ma fondamentalmente non c'è stato niente. A sinistra è arrivato anche Zerbin, perché Zerbin ha quasi giocato tutto il campionato a sinistra l'anno scorso, per cui ci sa delle soluzioni importanti, e sia Olivera che Kvaratskhelia sanno tutte e due mettere palle importanti, perché Kvara è uno che nei suoi numeri porta con sé anche tanti assist. Zerbin uguale, può giocare a destra, a sinistra. Politano l'anno scorso e Lozano hanno messo tanti palloni, dove poi Osimhen ha fatto anche gol di testa. Mario Rui pure, se ci si ricorda, faccio per dire, anche la partita di Cagliari, o Politano nella partita di Venezia. Per cui da questo punto di vista lui può stare tranquillo che una delle sue qualità più importanti verrà sicuramente stimolata costantemente. Corriere della Sera, edizione Napoli, e si prepara a Canale 8. Mister, a lei chiedo come cambia la preparazione in un anno anomalo che inizia prima il campionato e c'è il mondiale invernale, una novità assoluta. Al direttore chiedo su Politano se sono arrivate delle offerte ufficiali e qual è l'orientamento del club. L'orientamento del club è, come ho detto, sono tutti riconfermati i nostri calciatori, siamo molto contenti del lavoro svolto l'anno scorso anno. Poi ripeto, se c'è qualcuno che non è contento, vediamo che offerte possono portare, devono portare delle offerte corrette in base al valore reale del calciatore. Però non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Per quanto riguarda Politano non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Politano è una situazione che ha creato un po' lui, per cui stiamo ad ascoltare quello che ci dice, perché noi non abbiamo creato niente. E ritorno a ripetere quello che ho detto prima dei portieri: in quale squadra di top livello, qual è la squadra che non mette in discussione una partita più o meno da far giocare un calciatore ora nel calcio moderno attuale, se si rimane a livelli di squadre che vogliono giocare la Champions League? Diventa difficile. E sotto l'aspetto della preparazione c'è da partire forte, noi, c'è già successo l'anno scorso, per cui non è che vogliamo andare a modificare molte cose, ci abbiamo quel riferimento lì che ci ha permesso ciò. Però, visto che poi c'è la possibilità di uno stop, di rimetterci mano, e probabilmente ancora di più andrà fatta una preparazione mirata a questa quindicina di partite iniziali, insomma, ecco. E qui stiamo tranquilli, perché poi il nostro preparatore Sinatti è uno veramente bravo. Canale 8, e si prepara Tipo Luna. Mister, volevo chiederle di Gaetano, è tornato a casa e volevo sapere se riterrà di trattenerlo e in che ruolo eventualmente farlo giocare. Per il direttore invece volevo chiedere, al direttore volevo chiedere, in un calcio dove si va sempre di più a scadenza, che soprattutto i top player cercano di arrivare a questo obiettivo, esiste ancora la possibilità di fare la plusvalenza per una società che si autofinanzia come il Napoli? È da un punto di vista di asset finanziario importante. Come sarà il futuro? Grazie. Il futuro, sicuramente c'è questa tendenza, però alla fine se uno va a scegliere qualche ragazzo molto giovane che ha molta fame, probabilmente hai più margine per poterlo rivendere, no? Quindi quello ci sarà sempre. Può darsi un po' meno ad altissimi livelli, però ai livelli non top top può darsi che continui, ai livelli top sempre meno, il valore delle cartelline è sempre minore rispetto perché hanno dei salari molto alti, quindi più su che si va di età e di salario ovviamente i cartellini scendono, mentre magari a un livello con ragazzi più giovani che hanno dei salari più bassi i cartellini possono avere più valore.
È successo negli anni precedenti, ma anche da dopo che conosco Giuntoli, che qualche volta mi fa parlare con qualche calciatore per venire a giocare qua, e quando trovo quelli che mi fanno la domanda: mister, ma come ha intenzione di utilizzarmi? Mi viene sempre fatto così, non so come mai, però il verso è... Gaetano, quando è ritornato, ci ho parlato proprio ieri, e che ruolo hai giocato, in che ruolo ti piacerebbe giocare? Ho giocato mediano, mezzala, trequartista, poi posso anche marcare uno sulla metà campo. Perfetto, va bene così. È il ragionamento giusto. Poi è chiaro che tutte queste valutazioni verranno fatte in conseguenza di quello che ha detto finora il direttore, oltre che quelle che sono le sue qualità e come è cresciuto giocando, facendo dei bei campionati con un allenatore molto bravo che conosco, che è Fabio Pecchia, e poi valutando quello che sarà lo svolgimento del mercato, anche perché viene di conseguenza. Però il ragazzo ragiona nella maniera corretta. Di Bulluno si prepara a Canale 21. Signor Spalletti, buonasera. Volevo chiederle di Ambrosino, un talento nato in casa, cresciuto in casa e ha fatto benissimo. Che cosa lei pensa di questo calciatore, se pensa di puntarci? E poi al direttore Giunto gli vorrei chiedere se state pensando di occupare in particolar modo quel tempo in cui non si giocherà nel mese di novembre per i mondiali, e se sta pensando a qualcosa che possa poi portare il Napoli a continuare la preparazione. Grazie. Per quanto riguarda la preparazione, stiamo valutando insieme anche ad altri club e con tutta la Lega di vedere di fare qualcosa per avere un po' di competitività, che ti può dare un po' di, se no si perde troppa intensità, ma queste poi sono cose anche riguarda più l'allenatore. Ma credo che alla fine ci voglia il giusto riposo e la giusta intensità negli allenamenti con le grandi motivazioni di cui parlavamo prima. Questo è alla fine la cosa importante, no? Quando c'è una sosta conta molto l'aspetto mentale, la voglia di ripartire, la voglia di andare sempre a mille. Questo sarà fondamentale, quindi le motivazioni dei ragazzi saranno fondamentali. È chiaro che la squadra ringiovanita o il calciatore un po' più giovane ne necessita fisiologicamente di un tempo in più per fare delle conoscenze e delle maturazioni, però questo lo devono vivere con grande entusiasmo, magari dentro l'affetto dei tifosi e dentro l'affetto e l'entusiasmo di tutti quelli che ci vogliono bene, perché così diventa più facile. Però lui è uno prima di tutto che regge botta da un punto di vista fisico e che poi sa dove si trova la porta in qualsiasi momento lui si va a smarcare, in qualsiasi momento va a prendere palla, lui sa benissimo dove sono i riferimenti importanti per fare gol. Canale 21 e si prepara a TG News in 24. Sì, salve. Buonasera a tutti. Per il mister, ci siamo lasciati l'ultima volta in una conferenza stampa dove era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato andare a quella dichiarazione: proveremo a vincere lo scudetto. Le chiedo se reputa che si stia lavorando in tal senso. Al direttore Giuntoli invece chiedo: Sirigu può essere un'occasione per la porta del Napoli, visto che prima parlava di occasioni? Crota non ha detto proveremo a vincere lo scudetto, ha detto spero di riportare lo scudetto a Napoli. Non c'era un limite temporale? No, perché se non sembra che abbia detto che lo vuole riportare subito, cosa che... Faremo di tutto per riportare lo scudetto a Napoli. Esatto. È una cosa un po' diversa. La mia domanda è se il tecnico reputa che si stia lavorando in tal senso. Grazie. Ma io credo che un conto è dovere e un conto è volere. Io credo che noi tutti vogliamo
nel nostro profondo e sogniamo di fare qualcosa di veramente straordinario. Poi però, come ha detto il mister, ci sono anche altre squadre molto attrezzate e sarà anche addirittura molto difficile, come lo è stato negli ultimi anni, entrare in Champions League. Quindi noi ci teniamo questo sogno, faremo di tutto per fare sempre il massimo e poi ci dobbiamo confrontare con una realtà difficile, che il nostro obiettivo vero e primario poi alla fine è la Champions League. Sempre con il sogno, però sempre quello va sempre cullato, perché uno poi alla fine, se non punta al massimo, dopo non raggiunge neanche l'obiettivo più concreto. L'ho già fatta un po' all'inizio come risposta. Se ci saranno calciatori di un certo livello, perché poi ora ne stiamo chiacchierando 3 o 4, e per giocare quella competizione lì ci vogliono calciatori da Champions League. È difficilissimo poi quando si arriva. Noi partiremo poi da quella che è la nostra fascia e si troveranno già nel girone squadre che sono in fascia superiore alla nostra, per cui diventa importante avere calciatori con uno storico e con un blasone, con una personalità che gli permetta di andare a confrontarsi con i top players a livello europeo, insomma. Sir, non se ne è parlato ancora, non c'è stato modo. Le volevo chiedere un primo pensiero sul calendario con la prima partita a Verona. Cambia poco per il livello di calcio che vogliamo andare a giocare, per il livello di confronto che vogliamo avere. Se già mettiamo dei dubbi che ci possa turbare una trasferta come quella di Verona, si parte male, come dare delle notizie alla testa dei nostri calciatori. Per cui, con tutta tranquillità, ci prepareremo nella maniera più corretta possibile, che equivale a prepararsi a giocare contro Inter, Milan, Juventus, perché faremo sempre così. Per noi i nostri avversari sono i più forti di tutti da andare a affrontare e metteremo tutta la forza di cui disponiamo per andarci a giocare contro. Radio Amore e si prepara Telea. Io intanto riporto anche i complimenti che arrivano dai tifosi, perché siamo in diretta, arrivano dei messaggi. Finalmente c'è chiarezza anche sulle operazioni di mercato, sulle trattative. È un Napoli che è innamorato dei propri calciatori e fra questi appunto ci sono tanti ancora, ci sono dei reparti in cui forse il Napoli dovrebbe intervenire. E poi volevo chiedere se il mister sta costruendo anche rispetto a quello che è il calcio moderno, se vuole una squadra più fisica quest'anno. Con i nuovi arrivi. Ma innanzitutto abbiamo parlato con il mister di mettere comunque un quarto centrale che possa sostituire lo scorso anno Tuansebe e Manolas, la prima parte Manolas e la seconda parte Tuansebe, quindi stiamo cercando di prendere un calciatore che possa fare il quarto centrale e poi di affiancare un portiere per Meret. Dopo siamo molto completi e aspettiamo il mercato. Sì, ci vogliono un po' tutte le qualità, fisicità, velocità, tecnica, ci vogliono un po' tutte. Poi è chiaro che secondo che squadre si vanno ad affrontare sono possenti su questi calci piazzati, per cui avere struttura diventa importante, avere impatto diventa importante per riconquistare palla, bisogna andare a cercare di coprirla fin da quando comincia l'azione l'avversario, e sono tutte cose che vanno un po' bilanciate, però le caratteristiche ci vogliono tutte, insomma. Ecco, se si va a vedere che i calciatori più forti al mondo sono quelli un po' più piccoli di statura, insomma. Noi ne abbiamo avuto uno che è il più forte, lo sappiamo bene, per cui
non è detto che ci voglia soltanto quello, anche se si riescono a trovare quelle qualità anche nella struttura, diventa ancora più vantaggioso, insomma, ecco. È sempre stato? Napoli dei piccoletti. Però sono fastidiosi questi piccoletti, sono piccoletti fastidiosi. Allora ragazzi, siamo alle ultime, Tele A e si prepara Calcio Napoli 24. Buonasera mister, buonasera direttore. La domanda è un po' per entrambi, visto che il direttore ci ha svelato che Mertens in sostanza ha rifiutato l'offerta del Napoli, bisogna presupporre che nel giochino delle gerarchie Petagna è quasi come se avesse una promozione, scala e diventa poi effettivamente il vice Osimhen, o si sta muovendo dell'altro, sia per quanto riguarda il calciomercato che per un discorso più tecnico? Un discorso più tecnico ci pensa il mister, per quanto riguarda il mercato non si sta muovendo niente, siamo contenti dei calciatori che abbiamo, pensiamo che abbiamo all'interno della rosa dei calciatori meno sfruttati che possano, ci possono ancora dare molto, tipo un as. Questo Zerbin che è venuto fuori adesso, è rientrato dopo 3 anni di prestito, però questo poi dopo è una roba che deve decidere il mister. Petagna è un calciatore prima di tutto importante da un punto di vista di dialogo, di stare dentro un contesto di una squadra come il Napoli, perché l'anno scorso non avendo giocato moltissimo ha sempre avuto la risposta giusta poi quando si è ripresentato dentro gli allenamenti, e questo ne fa di lui una qualità indelebile. Poi, eccetto che di una velocità di profondità, tutte le caratteristiche e tutte le qualità, per cui sarà una cosa da valutare di volta in volta, e io sono assolutamente contento di quello che è stato l'apporto del calciatore. Calcio Napoli 24 e si prepara più N. Sì, salve mister, ecco. Sì. La prima che volevo farle è su Piotr Zielinski, un ragazzo che forse l'anno scorso rispetto alle sue potenzialità ha fatto un po' fatica. Le farà un discorso motivazionale? Sono forse quelle le corde da toccare per la prossima stagione? E poi volevo chiederle, prima abbiamo fatto dei nomi, Mertens che è in dubbio, ma non solo, se si sente tranquillo di quelli che potrebbero essere i sostituti su cui sta lavorando la società, senza chiaramente fare nomi. E invece a Cristiano Giunto gli volevo chiedere... No, 3 domande non ce la facciamo, spazio. È brevissima, ne ha già parlato, solo della difesa, volevo chiederle il profilo che state cercando come quarto, se è semplicemente uno giovane o dipende, nonostante l'ha definito incedibile, dal futuro di Koulibaly. No, quarto è un calciatore che ci deve piacere, è un calciatore funzionale per il nostro progetto, non necessariamente così giovane, un'opportunità comunque noi non ci dimentichiamo che abbiamo investito molti molti soldi quest'anno nel mercato, perché abbiamo preso Caraschelia e Oliveira e abbiamo riscattato Anguissa, quindi comunque dobbiamo fare molta attenzione, però insomma questo non vuol dire che non si debba prendere un calciatore funzionale al nostro progetto e anche alle esigenze del mister. Da un punto di vista mio, naturalmente io sono soddisfatto perché ho visto che loro stanno andando a lavorare per completare anche la rosa in quelle posizioni che l'anno scorso abbiamo un po' sofferto. Poi è chiaro che essendo un mercato che si allunga come tempistiche, bisogna essere sempre pronti a fare le valutazioni e a svoltare all'improvviso in base a quello che succede, perché se parte un giocatore forte da una squadra forte, poi a catena naturalmente si scatena questo mercato che riguarda quel ruolo. Zielo è un calciatore forte che soprattutto deve ritrovare quella sua qualità che aveva precedentemente di essere disposto a fare tutto, e se posso lo ritiro qualche metro indietro da quel ruolo di trequartista, perché da
da una valutazione tecnica lui ha bisogno di spazi ampi per andare poi a raccattare il meglio delle proprie qualità, per cui ci sarà da vedere poi come verrà completata la rosa, che qualche volta saremo costretti a giocare con il vertice basso, qualche volta con il sottopunta, e di conseguenza verranno fatte delle valutazioni. Ma lui, come tutti gli altri, ha dato il suo contributo, però è giusto quello che lei dice, che ha potenzialità superiori a quello che ha fatto vedere. Ultimissime, PUN e Napoli Magazine. Allora, per il mister volevo chiederle, oggi già tanti tifosi qui a Di Maro in tribuna, e già nella fine del campionato però, no? Anche per... sono qui mister. Scusi, sul terminare il campionato, anche sulla spinta, no, del sogno scudetto, il Maradona era tornato a riempirsi. Ora lei se la sente di dire qualcosa ai tifosi o anche chiedere qualcosa ai tifosi, perché no? Allora, noi le richieste le dobbiamo fare con i comportamenti. Mi sto allenando bene, sto pensando nella maniera corretta, sto facendo il professionista, poi bisogna farlo vedere in campo, è lì. E quando poi entri dentro e dimostri veramente di essere attaccato a questa maglia, a questi colori, e come l'anno scorso fai vedere che butti al di là dell'ostacolo tutto quello che hai dentro per vincere le partite, perché questo vogliono i nostri tifosi. Per cui è una richiesta che deve venire da un'evidenza di comportamento. Con un solo aggettivo chiedo a entrambi: come definireste la squadra che avete costruito e che state ancora costruendo? Con un aggettivo? Il lavoro dell'anno scorso. Il presidente spesso diceva cazzuta. Dall'anno scorso ad oggi, diciamo. In progress. Abbiamo fatto un lavoro fantastico, abbiamo fatto delle partite fantastiche. La gente che è venuta ad allenarsi, nei momenti che è venuta ad allenarsi, ha sempre dato il massimo, si è sempre comportata in una maniera corretta, ha sempre evidenziato questa volontà di dare delle soddisfazioni al proprio pubblico. Per cui io lo so bene, perché sono lì tutti i giorni ad aspettarli, sono sempre il primo, li vedo passare tutti, e tutti sono venuti con la faccia corretta per mettere a disposizione quella cazzimma che ci vuole poi per fare strada con i risultati nel calcio. È ritornato Baldini, per cui risiamo forti anche come staff. Ci eravamo indeboliti. È partito Calzona perché ha avuto un'offerta, giustamente, che l'ha costretto a dover provare, perché è giusto che un collaboratore abbia l'ambizione di andare a fare il primo, di andare a fare il mister. Io non voglio collaboratori che mi dicano sempre sì e che accettino poi di essere un passo indietro a quella che è la mia posizione o il mio ruolo con gli allenatori. Ho una vecchia conoscenza dell'allenatore giovane, come conoscenza è vecchia perché ha giocato nelle giovanili del Napoli, Salvatore Russo, ha fatto anche una panchina con Maradona in campo nel Napoli, è stato il mio capitano quando io ero l'allenatore dell'Ancona. Sulle fasce avevo Montervino e Russo, persone che conoscete bene, ragazzi splendidi, e di conseguenza gli si dà l'opportunità per far vedere tutto il loro valore. Ringraziamo Calzona per il contributo dato, perché già lo conoscevate, però ha fatto veramente il lavoro che doveva fare
dandoci le sue conoscenze e le sue qualità. È di Salerno, per cui Cesar Russo è di qui vicino, è entusiasta di fare poi questo ingresso nello staff del Napoli Calcio. Bene, grazie per l'attenzione che avete dato al mondo Napoli e ci vediamo alle prossime conferenze stampa.